Bentornati ragazzi a questa nuova recensione, a questo nuovo appuntamento con la linea Pacific Rim, dove andremo ad esaminare lo Jaeger Cerno Alfa. A tra poco. Ed eccoci qui ragazzi con il nostro Cerno Alfa che sta scalpitando per essere tirato fuori dal blister e lo sto facendo un po' anch'io perché sono molto ansioso di toccarlo con mano. Quindi diamo velocemente un'occhiata alla confezione in modo da spacchettare il tutto. Il packaging, come vedete, è interamente in plastica. Spero magari un giorno la NECA regali anche a lui una versione Ultimate, come ha fatto con Gypsy Danger e Striker Eureka, perché se la merita davvero. Comunque, come dicevamo, il blister è totalmente in plastica, tutta trasparente, quindi possiamo vedere il contenuto da davanti, sopra e in entrambi i lati. Qui in alto abbiamo la scritta Pacific Rim, che poi è anche il logo del film. Qui in basso un piccolo primo piano del nostro Cerno Alfa, qui la scritta Jaeger e il suo nome. Lateralmente, come dicevamo prima, si vede soltanto lui. Sotto c'è il logo della NECA, Real Toys. Dietro abbiamo un'altra immagine della nostra figure e qui sotto abbiamo gli altri tre personaggi che appartenevano alla sua stessa wave: Knifed, Coyote Tango e Trespasser. Quindi ragazzi, abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere per quanto riguarda il packaging. Andiamo a tirare fuori il nostro Cerno Alfa da Ed esso. eccoci qua con il nostro Cerno Alfa. Ma chi era questo Jaeger nel film? Senza spoilerare niente, vi dico che apparteneva alla classe più vecchia dei Jaeger, infatti è l'unico modello Mark I ancora funzionante. E con i suoi 85 metri di altezza per 2412 tonnellate di peso risulta essere lo Jaeger più grande e pesante di tutti. E queste caratteristiche gli conferiscono anche un'ottima resistenza agli attacchi Kaiju. È pilotato da Alexis e Sasha Kaidonovsky, fratello e sorella di origini russe, così come il loro robot che fu creato appunto per difendere le coste della Russia. Oltre alle dimensioni, si differenzia dagli altri Jaeger per il pod di connessione dei piloti, che mentre negli altri si trovava nella testa, in Cerno si trova all'interno del torace. E questo per offrire maggior protezione ai piloti. Poi altra caratteristica sono i suoi pugni enormi, che vediamo qui, in grado mediante un congegno elettrico non solo di colpire ma anche di traumatizzare i kaiju con percussioni a stantuffo. Quindi ragazzi, fatta un po' di luce su alcune caratteristiche del personaggio, passiamo ora a vedere come la NECA ce lo ha riproposto più dettagliatamente in questa figure. La premessa che mi sento di fare subito è che per quanto mi riguarda è lo Jaeger più bello in assoluto. Sarà che adoro questa linea massiccia e imponente, dà proprio l'idea di una macchina blindata. Come dicevo prima, spero veramente che la NECA gli regali una versione Ultimate come ha fatto con Gypsy e Striker, inserendo magari qui nella testa l'illuminazione e rendere mobili questi pannelli come appunto abbiamo visto nel film. E quindi spero che magari la NECA appunto ci regali questa versione in grado di avere anche queste gimmick che ci starebbero veramente molto bene. Comunque ragazzi, la NECA ha fatto nuovamente bingo, a partire dallo scalte che è assolutamente perfetto. Guardate voi stessi quanti dettagli scolpiti ci sono, tutti esaltati da un painting molto curato. Infatti questo verde scuro lavato di nero con questi dettagli rossi un po' dappertutto, vediamo tutte queste linee sulla testa, sul torace, sulle gambe, piedi, braccia, avambracci. Dona al nostro Jaeger l'aspetto di un soldato d'acciaio dell'esercito militare sovietico. I dettagli sono veramente qualcosa di incredibile. Guardate anche qui dietro si vede tutto il macchingegno con il quale è stato creato, anche sopra la testa, tutti questi dettagli scolpiti. Qui vediamo, anche se molto piccole,
queste scritte Cerno Alfa con il simbolo credo dello Jaeger. No, anche qui c'è la stella rossa. Qui mentre qui invece c'è proprio il simbolo del Jaeger. Veramente fantastico. Anche qui abbiamo nuovamente una scritta Cerno Alfa. Veramente un gran bel lavoro in casa Nega. Anche qui dietro la testa vediamo quest'altra sigla. Passiamo a vedere le articolazioni. La testa è su sfera, ma come vedete il movimento è limitato perché comunque ha uno scafandro notevole, quindi più di così non va. Le braccia sono su doppia sfera, qui non so se si riesce a vedere, che permettono appunto alle braccia non solo di ruotare di 360 gradi, aprire lateralmente di circa 75, ma anche di venire avanti con tutta la spalla in questo modo, quindi una sorta di chiusura delle spalle e apertura. Vedete? Poi abbiamo l'articolazione al gomito che piega di circa 90 gradi, rotazione dell'avambraccio e qui, come dicevamo prima, il meccanismo a stantuffo che permetteva al nostro Cerno di dare delle mazzate enormi ai kaiju. Veramente molto figo. Eccolo qua. E l'apertura delle dita della mano in questo modo. La mano qui ovviamente è tutto un blocco e non può ruotare. Poi abbiamo questa articolazione su sfera qui alla vita che ci consente di farlo ruotare a destra, a sinistra, indietro poco, meglio in avanti. Le gambe si possono aprire lateralmente fin qui, circa 75 gradi, avanti di 90. Non abbiamo la rotazione alla coscia qui, abbiamo articolazione al ginocchio che piega di 90 gradi, il piede anche sta su sfera, quindi è libero di ruotare in tutte le direzioni e può anche slittare indietro e in avanti. Quindi le articolazioni sono molto molto buone. Passiamo a vedere un po' quanto è alta questa figure. Misura esattamente 20 cm. Facciamo qualche piccola comparazione con Gypsy Danger. Ecco qui, come vedete, è decisamente più imponente e con un kaiju. Quindi proporzioni direi rispettate molto molto bene. E quindi ragazzi, io passerei alle conclusioni. Come ripeto, è il mio Jaeger preferito in assoluto. Ditemi voi cosa ne pensate di questo Cerno Alfa, se vi piace anche a voi. Con questo chiudo la recensione. Ragazzi, se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, condividete questo video se volete aiutare il canale un po' a crescere. Mettete un mi piace se vi è piaciuta la recensione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti da Emiliano e da Cerno Alfa.